È stata un'edizione fantastica, ho avuto tanti momenti di grande emozione, però mi è molto piaciuta, ci sono stati dei numeri veramente particolari. Questi sono i momenti che più mi sono trovata coinvolta. Gina Janis Joplin, fantastica, un modo di cantare, un'espressione artistica veramente formidabile, non l'avevo mai sentita, perché poi Janis Joplin non è così facilmente imitabile, però lei mi ha dato molta emozione, mi sono molto caricata. Poi l'artista a cui lei faceva così la coppia è fantastica, per cui come non emozionarsi. Francesca, la ballerina di pole dance, mi ha molto colpito perché mi ha dimostrato che con la volontà si può fare tutto quello che sembra impossibile. È veramente un insegnamento che mi ha commosso, è stata molto brava. Mi ha commosso perché quando una persona vuole vincere ce la fa sempre. Beh, il mio Golden Buzzer è stato particolare perché è uscita questa ragazzina, anche esile, carinissima, che ha cominciato a cantare un pezzo di opera, una romanza di un'opera, con la voce maschile. Per cui non riuscivo a capire da dove uscisse questa, se era un disco, se era qualcosa che non le appartenesse fisicamente. Invece no, cantava proprio così, incredibile. Daniel, il bimbo DJ, 11 anni, bravissimo, poi con grande tensione, con grande credibilità fa il DJ, come se fosse un adulto, veramente formidabile, che se non sai quanti anni hai, dietro il bancone sembra veramente una persona adulta, fantastico. Devo fare una sorpresa, Mara. Un regalo, ma sì. Ti ringrazio. Sì, lo tiro fuori da sotto. Ma dove ce l'avevi? Basta che non sia un scherzo. Che cos'è? Ah beh, un altro momento è stato quando Cabi ha avuto un'idea smagliante, che era quella di chiedermi un obolo economico quando dice una parolaccia. Naturalmente è diventato ricco, ma questa è la vita. Io dicevo le parolacce e lui raccoglieva denaro. Spero che le mie parolacce vadano in beneficenza. Mi sono piaciuti i nostri video? Bene, allora iscrivetevi e ne vedrete di tutti i colori.